e dipingeva un po' tutta la zona, ma ho battuto il mare. Poi negli ultimi anni nell'interno del Cilento ho cercato di fare delle ricerche sulla tonalità del grano del Cilento. Ho una serie di piccole formato del Cilento, basso Cilento, medio Cilento, alto Cilento. E quindi poi dopo ho viaggiato molto, sono tornato di nuovo nel Cilento e dipingo ancora il Cilento, perché per me il Cilento nasce da Era Ergiva, il fiume Sele, dal Sele e finisce a Sapri. E quindi io l'ho battuto quasi tutta, sia la parte marina che la parte montana. E le dirò di più, che molte piccole tavolette formate, li vendevo una lira l'uno davanti al bar, vicino al museo di Pestum, una lira l'uno. Ora chi tiene queste tavolette che valgono 15-20 mila euro, ha fatto un ottimo investimento, perché comprano i miei quadri come investimento, non per illustrare o per tappezzare o qualche cosa altro. Comprano esclusivamente come investimento sulla firma. Frequentavo il corso di anatomia all'Accademia di Napoli, il corso seriale, e durante il giorno lavoravo in una gioielleria, perché io creo anche disegni per i gioielli, per la moda, quindi per i costumi, per i balletti. Poi ho frequentato il laboratorio di restauro, quindi io ho restaurato una quantità di tecnica fiamminga. Sì. Ma io sono figlio del Cilento, perché sono nato a Pestum, però da Pestum, Fucesele, Pestum, arrivare a Sapri è tutto un Cilento.